Buongiorno a tutti, nella box del Divertendo di oggi vi presentiamo fregola risottata alla pescatora. Quindi abbiamo fregola, salsa di pescatora, prezzemolo fresco e una noce di pollo. Possiamo iniziare, prendiamo una padella abbastanza capiente e mettiamo la nostra salsa di pescatora. Aspettiamo un paio di minuti che si scalda. Una volta che la salsa inizia a sobbollire un pochino, possiamo aprire il sacchetto della nostra fregola, la sgraniamo un pochino direttamente dentro la busta e la versiamo all'interno. Diamo una mescolata e quasi tutta quest'acqua si deve rapprendere, quindi serviranno all'incirca 9-10 minuti. Raggiunta questa densità dove c'è ancora un po' di liquido, spegnete il fuoco, aggiungete il prezzemolo fresco, date una mescolata e a questo punto togliete dal frigo la noce di burro che vi abbiamo dato, che deve essere ben fredda, e a fuoco spento la inserite e la fate sciogliere, girando continuamente. Quando la noce di burro sarà tutta sciolta, la vostra fregola sarà pronta. Una volta sciolta la noce di burro, questa è la densità che dovete raggiungere, né troppo asciutta né troppo tirata. Possiamo andare a impiattare. Ecco qui la vostra fregola risottata alla pescatora.